Trapani, sorpresi in flagranza del reato a rubare gasolio, arrestati due giovani pregiudicati. Mazzara, crisi al settore agricolo, stamattina iniziativa di protesta per le vie cittadine. Palermo, venti crisi politica alla regione, scontro tra Fratelli d'Italia e il governatore Renato Schifani. Mazzara, politica delle azioni, Fratelli d'Italia entra ufficialmente nella giunta Quinci Sant'Angelo, assessore. Sanità, nominati nuovi manager delle aziende provinciali a Trapani, arriva Ferdinando Croce. Benvenuti al TG Vallo Prima Pagina. Si è tenuta questa mattina a Mazzara la manifestazione di protesta degli agricoltori, così come è avvenuta in altri comuni. Sentiamo. Oggi questa manifestazione sono presenti agricoltori ma anche del settore della pesca. Che cosa chiedete? Chiediamo che basta a tutto quello che sta succedendo, basta all'Europa, basta a delle cose che non sono sensate per noi agricoltori. Non è possibile che noi dobbiamo stare nelle proprie case, nelle proprie abitazioni, solo perché l'Unione Europea ci dà la possibilità di tenere le terre incolte e rimanere nei propri posti. Questo non è possibile, non è proprio possibile sostenere questa cosa. Cioè, si manifesta solo per il concetto di dire basta, basta, perché noi agricoltori siamo noi che la mattina ci alziamo, siamo noi che portiamo il cibo nelle vostre case, siamo noi. E non è possibile che l'Unione Europea ci mette con le spalle al muro e ci dice di stare fermi, non tenere le proprie terre incolte, non è normale. Tante le manifestazioni che si stanno svolgendo in queste ore in tante città italiane. Sì, sono tantissime, perché non è più possibile, cioè, siamo arrivati ad un punto che la situazione è veramente critica. Cioè, io padre di famiglia non posso dare a mangiare a mia figlia prodotti sintetici, cioè non si può sostenere che un discorso sul discorso di mettere, come a posto di sostituire la farina, mettere sulle tavole i grilli, prodotti sintetici, questo non è possibile. I carabinieri di Trapani hanno arrestato due giovani con l'accusa di furto. Il servizio. I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato in flagranza di reato due giovani pregiudicati trapanesi di 25 e 20 anni accusati di furto. I due ragazzi sono stati fermati dai carabinieri nei pressi del porto. I militari sono stati chiamati da un cittadino che aveva notato i due ragazzi con atteggiamento sospetto a bordo di un'auto. I due giovani sono stati quindi sottoposti a una perquisizione personale e veicolare. Nel corso del controllo sull'auto sono stati trovati arnesi da scasso e due recipienti di carburante. Dalle indagini avviate subito è emerso che il carburante era stato rubato poco prima da un furgone in sosta nel centro storico trapanese. Per i due ragazzi è scattato così l'arresto. Il GIP del Tribunale, durante l'udienza di convalida, ha sottoposto i due trapanesi al divieto di dimora nei comuni di Trapani e Erice, l'obbligo di permanere nelle rispettive abitazioni nelle ore notturne. Il GIP del Tribunale di Marsala ha archiviato un procedimento penale nei confronti di un docente accusato di molestie sessuali ai danni di due studenti di 16 anni. Il procedimento era stato avviato sulla base della denuncia presentata da un'altra insegnante. Fatti contestati sarebbero avvenuti tra novembre 2021 e marzo 2022. Le autorità scolastiche avevano disposto nel frattempo la destituzione dell'insegnamento del docente, ma il giudice del lavoro del Tribunale di Marsala ha sospeso il provvedimento. Alcune promozioni sono scattate alla questura di Trapani. I provvedimenti hanno interessato in particolare tre funzionari. È stata promossa la qualifica di dirigente superiore della polizia il vicario del questore, la dottoressa Marina D'Anna. Alessandro Scardini, attuale dirigente dell'ufficio di gabinetto, è stato nominato vice questore, mentre Andrea Napoli, vice dirigente della squadra mobile da commissario capo, è stato promosso a vice questore aggiunto.
Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Obbligatorio anche in Sicilia lo screening neonatale per la SMA, l'atrofia muscolare spinale. È stata approvata nel pomeriggio di ieri dall'ARS, la legge che porta la firma del capogruppo dei 5 Stelle Antonio De Luca. È il traguardo, ha dichiarato De Luca, di un percorso di civiltà che può salvare diverse vite, dare ai bambini che sono affetti da questa patologia una vita normale o quasi, grazie alla terapia genica che dallo scorso marzo è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. È in vigore il decreto dell'assessore regionale all'economia Marco Falcone che disciplina le modalità di accesso allo sconto del 10% sul bollo auto per gli automobilisti siciliani in regola con i pagamenti. L'agevolazione sarà attiva da lunedì 5 febbraio. Entrerà in vigore nelle prossime settimane invece l'ulteriore sconto per i contribuenti che volessero avvalersi della domiciliazione bancaria del bollo auto. Il decreto dell'assessorato all'economia definisce anche i criteri per beneficiare nella nuova finestra stracciabollo, ovvero il saldo degli arretrati senza interessi né sanzioni, estesa dalla Regione fino al prossimo 1° luglio. Venti di crisi politica alla Regione, il servizio. Venti di crisi politica a Palazzo d'Orléans, dopo ciò che è successo ieri in Assemblea regionale siciliana, e scontro tra Fratelli d'Italia e il resto della coalizione che sostiene il Presidente della Regione Renato Schifani. La goccia che ha fatto traboccare il vaso e che potrebbe avere ripercussioni gravi sulla tenuta della maggioranza del Governo stesso è stata la bocciatura a Sala d'Ercole del disegno di legge cosiddetto salva ineleggibili, ovvero la legge che se approvata avrebbe di fatto evitato la decadenza di ben 4 deputati, di cui 3 eletti proprio tra le fila del partito meloniano. Il disegno di legge è stato bocciato con il voto segreto e il voto contrario, dunque, di qualche francotiratore tra le fila della maggioranza contraria a questa norma. Dunque il voto ha spaccato la coalizione e irritato Fratelli d'Italia, che poche ore dopo ha praticamente disertato la riunione della giunta regionale che ha approvato la nomina dei nuovi direttori generali delle aziende sanitarie siciliane. Un chiaro segno politico di crisi. Adesso naturalmente si attendono le mosse del governatore Schifani, che potrebbe tentare di ricucire lo strappo o mettere alle strette i meloniani stessi. Nel frattempo ciò che è successo ieri ha provocato numerose reazioni politiche, con l'opposizione all'attacco e l'invito al Presidente della Regione di dimettersi, così da far tornare al voto i siciliani. Sulle province c'è la dichiarazione del capogruppo di 5 Stelle Antonio De Luca, l'ok alla nostra proposta, il doveroso rinvio in commissione della raffazzonata e soprattutto incostituzionale legge sulle province sancisce la bocciatura di Schifani da parte della sua maggioranza, considerato che questa legge è una dei cavalli di battaglia di questo governo e che a questo punto dovrebbe cambiare rotta e puntare sui reali bisogni dei siciliani, non a questo circo messo in piedi solo per fini elettorali e non certo per fare migliorare i servizi resi ai siciliani. È sconfortante, prosegue De Luca, pensare che da mesi stiamo discutendo del nulla, di una legge che non ha ragione d'essere se prima non viene abolita la Delrio. Fratelli d'Italia entra ufficialmente in giunta a Mazara. Con determinazione di oggi il sindaco Salvatore Quinci ha nominato un nuovo assessore, Francesco Sant'Angelo, attuale coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e vice coordinatore provinciale. Il servizio. Fratelli d'Italia entra ufficialmente in giunta a Mazara del Vallo. La clamorosa novità politica segue di qualche giorno la decisione del direttivo provinciale del partito di sostenere l'attuale sindaco Salvatore Quinci alle prossime elezioni amministrative. Un'alleanza sorprendente oggi suggellata dalla nomina d'assessore comunale di Francesco Sant'Angelo, attuale vice coordinatore provinciale del partito meloniano.
La nomina è stata firmata dal primo cittadino e il neo assessore comunale ha prestato giuramento questa mattina a Palazzo dei Carmelitani. Sant'Angelo va ad occupare il posto lasciato libero alcune settimane addietro dall'ex assessore Vito Torrente. Dunque la squadra assessoriale del sindaco Quince si fa sempre più variopinta, mettendo assieme partiti in movimento e sensibilità politiche decisamente lontane dal punto di vista politico. Una squadra che, oltre a Fratelli d'Italia, conta rappresentanti di Azione di Calenda. Lo stesso sindaco Quince fa parte del direttivo comunale di Italia Viva di Renzi, come l'assessore Di Liberti, di Sud Chiama Nord di Cateno De Luca, come l'assessore Bommarito. Senza dimenticare che in giunta ci sono anche gli assessori di Adema, tecnico ma vicino all'MPA, e Casale, esponente della sinistra mazzarese e che in passato anche Forza Italia ha fatto ufficialmente parte della giunta con l'ex assessore D'Angelo. Un raggruppamento molto eterogeneo, insomma, messo su da Quince, che punta forte alla rielezione a sindaco alle prossime elezioni che si terranno tra pochi mesi. Il sindaco Quince ha dichiarato: ho deciso di ricomporre il plenum di giunta dopo le dimissioni dell'assessore Torrente, nominando un nuovo assessore all'attuale coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Francesco Sant'Angelo, con una scelta che ha una duplice valenza politica e amministrativa. Con la nomina di Sant'Angelo concretizziamo l'interlocuzione avviata con Fratelli d'Italia, che ci vedrà insieme anche nelle prossime consultazioni. Si tratta inoltre di una scelta importante anche sul fronte amministrativo, che ci consente in questo scorcio di mandato di seguire con un assessore a tempo pieno compiti e deleghe che avevo trattenuto ad interim e che non avrei potuto seguire personalmente adeguatamente, visti tanti impegni che gravano nella mia agenda, dichiarato il primo cittadino mazzarese. Il governo Schifani, nel corso della seduta di giunta di ieri sera, ha designato su proposta dell'assessore alla salute Giovanna Volo i nuovi manager della sanità siciliana. A Trapani arriva Ferdinando Croce. Croce è messinese, 41 anni, avvocato amministrativista e ricercatore universitario nell'Ateneo Peloritano. Si è insediato questa mattina all'ASP trapanese in qualità di commissario straordinario nelle more del perfezionamento della procedura di nomina. È stato capo della segreteria tecnica e capo di gabinetto vicario dell'assessorato regionale della salute. Ha ricoperto tra gli altri un incarico come esperto del presidente della regione siciliana per le questioni giuridico-amministrative. Croce prende il posto dell'uscente commissario straordinario Vincenzo Spera. Termina qui TG Vallo News. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Si è concluso un complesso progetto di ricerca che ha coinvolto studiosi dell'Università di Milano, dell'Archivio Diocesano e del Museo San Rocco di Trapani. Oggetto della ricerca è stato lo studio di un foglio di pergamena reperito nel 2010 in una legatura conservata presso l'Archivio Diocesano trapanese. Il foglio contenente un frammento di Corano era stato riutilizzato come coperta di un registro di annotazioni matrimoniali della prima metà del XV secolo provenienti dal territorio di Cratafimi. A partire dal 2021 è stato chiamato a esaminare il reperto il professore Giuseppe Mandalà, ordinario di storia dei paesi islamici presso l'Università di Milano. L'esame ha consentito di identificare il reperto come un raro frammento di Corano databile tra il IX e il X secolo d.C. Il sindaco di Mazara, Salvatore Quince, ha ricevuto ieri pomeriggio la visita del console di Tunisia a Palermo, Mohamed Ali Majoub, accompagnato dal viceconsole Lamti e dall'ex consigliere comunale aggiunto di Mazara, Mohamed Sualmia. Nel cordiale incontro, console e sindaco hanno ribadito i consolidati sentimenti di amicizia e rispetto tra la comunità mazarese e quella tunisina, con il comune obiettivo di rafforzare rapporti culturali e di cooperazione attraverso appositi strumenti di partenariato, alcuni già in atto. Il console poi ha fatto visita anche alla Fondazione San Vito Onlus. Il diplomatico ha incontrato il presidente Vito Puccio, che gli ha illustrato tutte le attività che vengono svolte presso la sede.
Ancora tanti siciliani decidono di farsi curare fuori dalla Sicilia. Sentiamo. In realtà a me piace affrontare il problema riconducendolo alla logica della mobilità passiva, che vede purtroppo la regione Sicilia al terzo posto in questa poco gradevole, graduatoria di livello nazionale. Esistono dei centri di eccellenza, ma la riflessione secondo me più profonda va fatta nell'analisi dei dati. Oggi ne avremo una compiuta rappresentazione dei flussi migratori per DRG, cioè per quadri nosologici registrati in dimissione dei centri fuori regione. E ci accorgiamo che gran parte, l'assoluta prevalenza di questa casistica è riferita a complessità medio e basse. E questo sorprende perché si tratta di casi clinici che sono regolarmente e fortunatamente, in maniera assolutamente eccellente, seguiti e risolti da presidi ospedalieri o ambulatori della nostra regione, soprattutto quelli che registrano DEA di secondo livello. E allora bisogna chiedersi quali sono gli strumenti che servono a correggere questa tendenza, che non è assolutamente naturale. Gli strumenti sono quelli di guardare ad una corretta comunicazione, ma soprattutto riflettere che se c'è un ambito in cui la nostra regione segna il passo da troppo tempo, è quello di non riuscire a stilare una graduatoria vera che possa servire di riferimento per la pubblica utenza circa le capacità e le performance, rese da moltissimi dirigenti sanitari. E questo perché il sistema di valutazione della dirigenza del nostro servizio sanitario regionale è informato a logiche oramai troppo superate. Bisogna cominciare a guardare le capacità gestionali, ma soprattutto quelle professionali, numerandole, rendendole pubbliche, valutando e apprezzando i risultati assolutamente lusinghieri che molti centri ospedalieri e molti professionisti riescono a registrare ogni anno nella nostra regione. Abbiamo visto che ci sono dei casi nei quali il livello di qualità delle prestazioni che offre la Sicilia non giustificherebbe, uso il condizionale, una mobilità passiva. Cioè non si spiega in alcuni casi, per esempio nel caso dell'ortopedia in particolare, su artroscopie di ginocchio piuttosto che su interventi all'anca o al ginocchio, il perché ci sia una percentuale di mobilità passiva così alta. Perché? Perché il livello di qualità offerto dagli ospedali siciliani, siano essi pubblici che privati, è allo stesso livello, alla stessa altezza dei migliori livelli in Italia. E quindi la comunicazione deve essere articolata tenendo conto di questa specificità e tenendo conto del fatto che la qualità delle prestazioni è certamente un elemento fondamentale nella determinazione della mobilità passiva, ma non è l'unico. Il Consiglio Comunale di Erice ha approvato due nuovi regolamenti. Si tratta del regolamento della consulta della cultura e del regolamento per le espressioni artistiche in strada per le opere del proprio ingegno. La consulta promuove e sollecita periodicamente attività in merito alla programmazione culturale del territorio. Il regolamento per gli artisti di strada disciplina questa attività nel territorio comunale, valorizzando e incrementando le espressioni artistiche esibite sul suolo pubblico. Della consulta della cultura, dichiarato la sindaca Daniela Toscano, rappresenta un passo avanti, un impegno concreto nella promozione e nello sviluppo delle tradizioni. Il regolamento sulle espressioni artistiche in strada, che era molto atteso, mira a promuovere la creatività locale. Parliamo di refezione scolastica a Mazara. Il consigliere comunale Fratelli d'Italia Giorgio Randazzo ha presentato una mozione con la quale chiede all'amministrazione comunale di rideterminare con urgenza il contributo richiesto all'utenza in base alla fascia di reddito per il servizio di refezione scolastica in ogni ordine e grado. L'aumento
A conti fatti, del 30% del buoni mensa deve essere immediatamente fermato ripristinando le tariffe precedenti, scrive Randazzo. Vergognoso gravare sulle famiglie che scelgono il servizio di refezione scolastica non per sport e lasciare i propri figli a scuola, ma per esigenze familiari e lavorative concrete. Un servizio di prima necessità non può divenire un lusso. Ed ora una nota di sport calcio. La società del Mazzara ha reso noto che è stato ingaggiato Amisi Kasaba, la centravanti classe 2001. Il calciatore di nazionalità franco-congolese ha già esordito in maglia gialloblu domenica scorsa nella vittoriosa trasferta di Castelbuono, realizzando anche il terzo gol della squadra canarina. Per la programmazione in onda sulle nostre emittenti vi ricordo alle 21 l'appuntamento con lo speciale Televallo, ospite in studio la consigliera comunale di Mazzara del Movimento 5 Stelle Antonella Coronetta, a seguire alle 21.35 l'appuntamento con lo sport in TV. Grazie per averci seguito, arrivederci.